Quello che vediamo qua è uno degli altri effetti della liquefazione. Questo edificio era in struttura mista, quindi parzialmente in mattoni, ma con i solai in cemento armato. Come vedete, qua si vede il solaio in cemento armato che però poggiava su questo muro di mattoni che ha perso l'appoggio per la liquefazione del terreno e ha quindi ceduto. Un'altra cosa interessante è l'ingegnosità del proprietario, che come vedete da quei segni che sono stati messi, quei triangoli che sono stati messi sul muro, ha provveduto lui stesso a fare il monitoraggio prima che venissero gli esperti, perché come è evidente da questo angolo, l'edificio è anche piuttosto fuori asse, questo muro è completamente ruotato. È altrettanto ingegnoso il signore, vedete, probabilmente lui o un suo amico hanno un'officina meccanica e praticamente adesso a garantire lo scarico del peso di questa trave su questo muro sono questi spessori in acciaio martellati che evidentemente loro stessi inseriscono man mano che il terreno ha gli ultimi cedimenti, gli ultimi assestamenti. Questa è quella che in gergo tecnico si definisce resilienza, cioè la capacità di un singolo, di una comunità, di reagire e di non aspettare passivamente le conseguenze del terremoto.